la parola di Dio ci parla di questa divisione vera, sostanziale, tra chi è scritto nel libro della vita e chi non lo è. La parola di Dio ci dice che nel momento in cui noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, noi siamo salvati. Abbiamo avuto il diritto di diventare figli di Dio. Se facciamo un cammino di fedeltà, abbiamo la garanzia della salvezza, abbiamo la garanzia della vita eterna, abbiamo la garanzia della resurrezione dei morti, ma non in questo momento specifico della storia dell'umanità, ma al ritorno di Cristo, dove saremo accolti in alto sulle nuvole, tutta la Chiesa. Per coloro che sono in Cristo, non lo dico io, lo dice la parola di Dio, non c'è più nessuna condanna. Non dice questo la parola di Dio? Sono passati dalla morte alla vita e non passeranno dal giudizio. Risparmiati, salvati, purificati dal prezioso sangue di Cristo Gesù. È sempre su questo che deve ritornare la nostra mente, i nostri pensieri e il nostro cuore, sull'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Se non fosse per quell'opera, se non fosse per l'opera della croce, se Gesù non si fosse dato, il libro della vita sarebbe un libro vuoto, senza nessun nome. Tutti hanno peccato, ma per grazia, per la fede in Cristo Gesù, abbiamo ricevuto salvezza gratuita. L'immagine che ne viene fuori dalla parola di Dio non è di un Dio giustizialista, di un Dio che ama giudicare. La parola di Dio dice chiaramente che Dio non si compiace della morte degli empi. Dio non vuole che tu giunga fino a questo punto, ma vuole incontrarti prima per guarirti nell'anima, nel cuore, per purificarti, per salvarti. Dio vuole scrivere il tuo nome nel libro della vita. Lo farà Lui e non lo cancellerà nessuno. Potrà il diavolo attaccarci, potrà dirci che noi non siamo degni, potrà dirci che noi siamo deboli, che noi siamo immeritevoli, che siamo fragili, ma poco importa, perché il libro è dell'agnello. Io voglio comunione con Dio, voglio relazione con Dio. E qui, fratelli e sorelle, badate, si parla di una relazione individuale, personale. Il Signore è pronto a purificarci da ogni peccato, da ogni iniquità e soprattutto a scrivere il nostro nome nel libro della vita.